Vero, vero. Probabilmente si deve ripartire da quelle figure, dare l'insegnamento giusto ai nostri figli. Mamma che sono. Mamma sì. No, voglio chiederti una cosa. Scusa un attimo. Che succede? No, no. Non ho capito. Posso andare avanti? Metti l'audio, metti l'audio. Sì. Aspetta un attimo, Gianni. Pronto? Pronto? Ciao Davide, scusami un attimo. Gianni, scusa un attimo. Abbiamo Davide Possanzini in diretta. Ciao Davide, intanto come stai? Buongiorno Davide. Bah, bene, almeno sembra bene. Poi siamo qua rinchiusi in un sotterraneo di un albergo in centro a Kiev. Stiamo aspettando notizie dell'ambasciata. Stiamo cercando tutti i modi di trovare una via di fuga e vediamo. Buongiorno Davide, sono Giusva. Ascoltami, il momento è naturalmente drammatico, ma qua in tanti veramente hanno chiesto notizie di te, perché sai quanti amici e gente e persone che ti vogliono bene ci siano qua. Vi sentite in pericolo realmente o comunque in questo momento al sicuro lì? No, allora, se siamo fermi qua, per il momento è sicuro, ma le cose stanno peggiorando, cominciano bombardamenti, sempre, si stringono sempre più verso centro città, noi siamo al centro città. I vari edifici dei parlamentari, i vari edifici governativi che sono praticamente i bersagli di Putin sono tutti qua nel giro di un chilometro, quindi il pericolo c'è, anche perché non siamo esperti di guerra e per lo più c'è il coprifuoco 24 ore su 24, quindi anche qualsiasi spostamento, se volessimo trovare un treno piuttosto che una macchina per poter andare via, diventa veramente difficile, perché il governo ucraino ha stabilito con un annuncio che ogni persona in strada durante l'ora di coprifuoco è considerato nemico o sabotatore, quindi c'è veramente pericolo di vita, solo quello. Quindi per il momento siamo fermi qua, chiusi, sentiamo i bombardamenti a momenti, a volte di più, a volte meno. Comunque cibo ne abbiamo per adesso, acqua ne abbiamo, siamo qua, aspettiamo. Senti, con l'ambasciata siete sempre in contatto, no? Siamo sempre in contatto e che vi dicono? Ci dicono di aspettare perché adesso diventa veramente dura. Vediamo, stiamo aspettando perché da un momento all'altro cambiano i scenari, ogni volta le notizie susseguono, a volte sembra meglio, a volte sembra peggio, quindi lavoriamo sempre di ora in ora, di minuto in minuto addirittura. Quindi quanti italiani dello staff siete? Tu, De Zerbi? Siamo 12 praticamente con traduttore, quindi siamo 12 italiani e stiamo aspettando. E chiariamo un punto che Mister De Zerbi ha già chiarito. Voi avevate avuto la possibilità, mi pare di aver capito, di rientrare prima, però naturalmente in maniera corretta e seria attendevate un segnale ufficiale da parte della federazione? Sì, ci sono stati, è stata così la storia. Noi avevamo sentito questo e siamo stati invitati sia dall'ambasciata che ovviamente dal comunicato ufficiale di Maio di lasciare il paese, era stato un invito, però è stato un invito, non un obbligo, quindi noi ci siamo sentiti di tornare indietro, anche perché il campionato andava avanti, non era stato sospeso fino al giovedì notte, che poi c'è stato un bombardamento. Tra l'altro noi venerdì saremmo dovuti partire per Kharkiv. Tra l'altro la sera prima ci avevano detto che il campionato sarebbe andato avanti al 70%, quando poi ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto bello, domani comunque partiamo. Avevamo fatto il biglietto aereo per il giovedì, ma poi durante la notte hanno bombardato e quindi sono saltati tutti due aeroplani perché hanno chiuso il spazio aereo e tutto, e ci siamo rifugiati qua dentro. Quindi un po' di responsabilità ovviamente ce l'abbiamo, perché non abbiamo ascoltato gli inviti, anche se non erano obbligazioni, però l'abbiamo fatto anche per un senso di dovere, per il contratto che avevamo firmato, sia perché comunque c'era una delegazione di ragazzi brasiliani qua che non potevamo abbandonare. Appunto, chiariamo un punto Davide, voi siete lo staff tecnico dello Shakhtar Donetsk, ma voi siete a Kiev adesso? Sì, ma Kiev, ormai gioca a Kiev da qualche anno, quindi noi Donetsk siamo veramente lontani, però adesso il problema è che Kiev è diventato l'obiettivo numero uno. Sì. Davidone, noi ti ringraziamo tanto per aver voluto accettare l'invito, ma ti diciamo, oltre al piacere di sentirti, veramente in tanti a Reggio qua chiedono notizie tue, anche gente che non ti conosce, tifosi, questo ti dimostra ancora una volta l'affetto che la città ha per te. Sì, ma lo so, non avevo dubbi, non mi serviva un momento così difficile per capire, comunque mi fa piacere. Ci sentiamo presto e ciao Davide. Un abbraccio Davide. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Gianni, scusaci, ci sei sempre?
Gianni, ci sei sempre? Sì, ci sono sempre. Eccoci, ecco. Scusa, ma Alfredo ha avuto conferma. Cosa, grazie mille per questo momento di informazione, innanzitutto, e di passione infinita, con una voce che ci è rimasta realmente nel cuore come Davide Costanzini. Quindi grazie a voi. Penso gli ascoltatori abbiano gradito ampiamente questo intervento.